Dottoressa, com'è la situazione attuale degli infettivi Covid? La situazione attuale è che i ricoveri sono purtroppo in aumento e allo stato attuale le malattie infettive ha più di 20 palati, oltre alla semi-intensiva del dottor Marinari che anche lì ci sono molti malati. Ecco. Quindi diciamo che la situazione è abbastanza seria. Avete aperto un altro reparto? Sì, abbiamo aperto il lato hospice, malattie infettive 2, per cercare quindi di contenere nel più possibile tutto il Covid nel terzo lotto, quindi cercando di limitare tutto al terzo lotto. Tra le buone notizie c'è l'arrivo per la ASL di Teramo delle cosiddette pillole anti-Covid. Sì, sicuramente un'arma in più che abbiamo per evitare l'ospedalizzazione, una terapia che si associa a quella già nota degli anticorpi monoclonali, una terapia che anche questa deve essere tempestiva, quindi i pazienti ci devono essere segnalati entro 5 giorni dall'esordio dei sintomi e soprattutto quei pazienti che hanno quei fattori prognostici che possono portare ad una evoluzione della infezione verso la malattia più seria, più grave, quindi che richieda la ospedalizzazione. Quindi ancora una volta ci deve essere la perfetta simbiosi tra ospedale e territorio, e quindi per territorio intendo non solo le USCA ma soprattutto i medici di medicina generale, che devono quindi segnalarci per tempo tutti i pazienti che rientrano in questi criteri.